Questo è un momento storico incredibile. Però porca, questo è difficile. Questo ragazzi. È difficile, eh? Bomba ragazzi, sono qui con il mio ospite Fabio Caressa, perché oggi mi accompagnerai in questo mondo di dove andremo ad eleggere quello che sarà soggettivamente da noi, cioè, il più grande momento sportivo della storia. Inizio. Tommy Smith e John Carlos alzano il pugno chiuso, la premiazione 68. Dei 200 metri piani nel 68. Dall'altra parte abbiamo Coleman che batte il record di vittorie di bodybuilding di Arnold Schwarzenegger. In entrambi c'è una rivalsa contro il razzismo. Beh, esatto. Io prendo Smith. Sono d'accordo con te. Cioè, è stato proprio un momento di rottura epocale in un momento molto particolare della storia americana, quindi prendo quello. Sono d'accordo con te. Tra l'altro, nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto in America, abbiamo trovato, non so se ti ricordi, al banco dei pugni, le scarpe che utilizzò durante quell'evento lì, $60,000. Immagino. Il guanto, ecco, quello sarebbe veramente un simbolo guanto, incredibile. Sì. O il perizoma di Schwarzenegger. Dipende. Me va stretto. Basta Smith, sicuramente. Alessia Zecchini, campionessa di apnea, sì. E Fosbury, sì, cambia lo stile del salto in alto, sempre nel 68. Beh, 68 anno di grande rivoluzione nel mondo. E infatti, io prendo Fosbury, ti spiego anche perché, quando vado ogni tanto nelle aziende a parlare, mi è capitato proprio recentemente, fino a Fosbury era il ventrale il modo di saltare, okay, l'asticella, quindi si saltava diciamo con la pancia, anche perché prima, quando c'era il salto in alto, c'era la sabbia, non c'erano i materassi, quindi certo, fossi cascato di schiena saresti ammazzato, e quindi cercavano tutti di fare il ventrale perché saltavi con la gamba, poi ecco, okay, perché quando c'erano poi le premiazioni erano tutti che con il ginocchio rovinato, esatto. Fosbury però è stato il primo che ha capito che le cose erano cambiate proprio perché era cambiata la tecnologia in questo caso, e quindi è un grande esempio di adattamento alla tecnologia, e quindi è stata una vera e propria rivoluzione. Ha proprio segnato un'epoca, ha cambiato lo sport. Però la Zecchini, però, molto importante, perché prima era uno sport che le donne neanche facevano. La prima, se non sbaglio, è stata la figlia di Mallorca in Italia ad andare giù in assetto variabile. Però diciamo che evento del 68 ha cambiato quello che è lo stile del salto in alto. Belle queste cose che vanno a rivoluzionare un po' tutto quanto. Oh, Soldini, traversate l'Atlantico 2023, e poi ci abbiamo Hulk Hogan che solleva André the Giant 1987. Io prendo Hulk Hogan e André the Giant. Certo, è pure io. Certo. André the Giant era impressionante. Era impressionante. Ma poi stiamo parlando, credo, di 200 e rotti chili. André the Giant è ancora imbattuto nel Guinness dei primati come la maggior quantità di birra bevuta in una sera. Ah, sì. Più di 5 galloni. Che 5 sono... galloni? Sì. 20 litri. Sì, circa. 20 litri del 20 litri. 236 kg. 236 kg. Peso di André the Giant. Quindi praticamente neanche a squat l'ha sollevato proprio. Lo solleva, gli fa una body slam. Cos'è? Una body slam. Body slam. Sì, sì. Tra l'altro, un'altra chicca su André the Giant, perché io sono appassionato di wrestling. Durante le riprese del film La storia fantastica di Princess Bride, lui tirò una scoreggia di 30 secondi e dovettero fermare le riprese perché non si poteva stare. Immagine di rotto dopo 20 litri di birra. Esatto, e dopo questa scoreggia di 30 secondi lui disse solamente scusa capo. È straordinario. In un film sarebbe stacco il capo con i capelli biondi, esatto, dritti perché e vincono André the Giant e Hulk Hogan. Roger Federer, il giocatore più importante del tennis maschile di sempre, o Shaquille O'Neal che distrugge il tabellone di vetro con una schiacciata. Federer diciamo che è la lunghezza proprio della carriera e spettacolarità la sua carriera, però se devo scegliere un momento prendo Shaq. Shaq Attack è gigantesco. Tra l'altro questa cosa del vetro divenne talmente iconica che fu aggiunta nei videogiochi. Pazzesco. E quindi sì, come Shaq. Momento Shaq. È incredibile. Pur amando Federer alla follia. Sinner vince l'Australian Open o Phelps il proiettile di Baltimora. C'è una medaglia, mi pare. Anche qui per lo sport italiano Sinner è stato, la vittoria dell'Australia è stato veramente un momento storico. Però ci auguriamo di poter rifare questa cosa magari tra 2 anni e Sinner ne avrà vinti tanti di tornei. Obiettivamente quello che ha fatto Phelps nel nuoto è straordinario. Io sono ancora legato alla memoria di Mark Spitz perché è stato il primo diciamo che riuscì a vincere in tutto quello che faceva, però prendo Phelps con tutte quelle sono tutte le medaglie. Tutte le medaglie, porca miseria. Sì. Ti è mai capitato, siccome tu hai fatto anche il commentatore del nuoto, di commentare Phelps? Commentava accanto a me. Ma dai, hai commentato con te? No, commentava accanto a me nella sua televisione, però allora
Italia USA, Gianmarco Pozzecco batte il Dream Team dell'America, dall'altra parte abbiamo Yuri Keiki che vince l'oro agli anelli nel 96 e io me lo ricordo perché io lo vidi in televisione. Io prendo Yuri perché è uno di quegli atleti che ha cambiato la storia del suo sport in Italia. Incredibile. A parte lo conosco anche il Poz, conosco tutte e due, sono due persone, il Poz è divertentissimo, un professionista serissimo, anche se poi sembra uno così che si diverte, un professionista serissimo, di grande sentimento. Però quella Olimpiade di Keiki è indimenticabile, come indimenticabile è stato poi il suo ritorno dopo l'operazione al tendine, una cosa che ritenevano tutti impossibile. Lui pensa che secondo me se deve scegliere tra quest'oro e poi l'altra medaglia, quella dopo l'operazione, lui per quanto aveva sofferto forse prende l'altra. Per dire. Come anche come segno di rivalsa e di, però prendo e di tutto quanto. Scusami Poz, ma prendo Yuri Keiki. Mio concittadino di Prato, Yuri Keiki, tu devi sapere, quando ero ragazzino, 18-19 anni, quarta superiore, quinta superiore, io facevo tutto ciò che si poteva fare a livello di show a Prato. E ho presentato lo spettacolo della Befana in Piazza del Duomo, andavo nei teatri, chiedevo se potevo fare qualcosa. E al compleanno di Yuri Keiki feci il tecnico delle luci e poi ero nel pubblico a tenere il microfono e facevo fare le domande ai bambini a Yuri Keiki. E c'avevo 19-20 anni, quindi mi ricordo questa cosa. Che bello. Quando mi chiedono come si fa a iniziare, entri e chiedi se ti fanno iniziare. Io. Poi dopo un po' te fai pure pagare. All'inizio dicevo io, poi dopo, qualunque cosa posso farla. Abbiamo quindi i fratelli a Bagnale e Bolt che praticamente insomma nel 2009 stabilisce il nuovo record sui 100 metri di 9 secondi e 58, la velocità. Io qua sono di parte, però non è una visione obiettiva, anche per Giampiero Galeazzi io prendo gli a Bagnale perché mi piace ricordare Giampiero che è stato uno che nel mio mestiere ha segnato un'epoca. E lui veniva da lì, no? Lui era un canottiere e lì veramente i fratelli a Bagnale, noi siamo tutti un po' figli di Giampiero da questo punto di vista, proprio quel nome che abbiamo scelto, un tipo di telecronaca molto emozionale, no? Sì. Salgono i colpi dei fratelli a Bagnale. Prendo gli a Bagnale, ma soprattutto Giampiero io. E allora lasciamoci trasportare da questa emozione, questa suggestione. Esatto. Tiger Woods contro Tambéry, vince l'oro mondiale di Budapest nel 2023. Che è importante perché è uno dei pochi che ha doppiato le Olimpiadi. Anche lui, cioè, ha fatto, esatto, però lui ha fatto Olimpiadi e Mondiale, che è una cosa che in genere c'hai l'anno di scarico dopo le Olimpiadi. Quindi invece lui ha fatto le Olimpiadi, poi dopo è riuscito a rivincere i Mondiali. Però Tiger Woods ha segnato un'epoca nel golf ed è stato importante da tanti punti di vista, perché il golf, il simbolo era Nick Klaus, l'Orso, quindi era uno sport molto WASP. È stata anche una rottura molto importante da questo punto di vista, storica direi, quindi prendo Tiger Woods. Io il golf ho sempre immaginato dei mostri. Secondo me col tiro con l'arco è uno degli sport più zen che possano esserci. Mamma mia, Tiger Woods. Bartali e Coppi, il passaggio famoso della borraccia nel 52, e Alberto Tomba, uno dei più grandi atleti della storia dello sport italiano, nonché Alex l'Ariete. Ma però porca, questo è difficile. Questo è un momento storico incredibile. Stiamo parlando della più grande rivalità dello sport di sempre, forse, contro, io credo, uno dei tre atleti più importanti della storia dello sport italiano, che mi vengono in mente Agostini, Valentino Rossi, lui, poi gli altri, la Pellegrini. Adesso a livello speriamo, mondiale noi parliamo adesso speriamo Sinner. Però noi parliamo, attenzione, così come prima dei abbiamo momenti. Avuto parliamo del momento. Al momento il passaggio della borraccia, perché è stata una foto, è una foto iconica. Questa sì. Ci fu una puntata di Portobello in cui si chiedeva chi era che passava la borraccia a chi. Ah, ok. Bartali è stato, a parte che è stato un uomo importantissimo, lui è uno che durante la guerra ha salvato un sacco di persone, anche a costo del rischio della vita, portava dei messaggi, cioè veramente. Bartali vinse il Giro di Francia nell'anno dell'attentato a Togliatti. L'Italia era sull'orlo di una guerra civile e Bartali vinse il Tour de France quell'anno, e di fatto la storia, insomma, tramanda che l'Italia non entrò in guerra civile perché i giornali e soprattutto l'opinione pubblica riuscì a concentrarsi su questa vittoria storica. Fausto Coppi è stato probabilmente il ciclista più vincente e comunque più iconico della storia del ciclismo italiano, che è poi morto, ci sono un po' di dubbi su questo, ma comunque di malaria, perché lui andò a correre una gara in Burkina Faso e lì contrasse la malaria e poi morì di malaria. Ed è stata la prima grande rivalità dello sport italiano. Quindi diciamo questo. Per far capire ai più giovani, pubblico degli anime, dei manga che ci seguono, questa scena qui
qui per quanto riguarda il ciclismo è un po' come Sakuragi e Rukawa che si danno il 5 durante la finale della partita di Slam Dunk. Oppure per chi segue adesso lo sport, questi erano Ronaldo e Messi. Materazzi prende la testata da Zidane nel 2006. Dall'altra parte abbiamo Mohamed Ali che mette KO Williams nel 66. Quindi ci sono proprio 40 anni di differenza. Non e c'è tu dubbio. C'eri qua. Io lì c'ero. Lì c'ero, però prendo Ali. Perché Ali ha rappresentato un altro cambio storico proprio nella storia non solo dello sport americano ma proprio degli Stati Uniti. Sempre per chi non lo sapesse, ci sono delle storie bellissime. Una l'ha fatta Federico Buffa, un'altra Fabio Tavelli su Ali. E Ali è stato il primo a dire no a certe cose negli Stati Uniti. Ali rifiutò quando si chiamava Cassius Clay, poi dopo si chiamò Muhammad Ali perché abbracciò la religione musulmana, ma fu il primo a dire no al servizio militare. E lui non poté combattere per anni per questo negli Stati Uniti. C'è anche un bel film sul processo riguardo a questa cosa di Muhammad Ali. Quindi prendo Muhammad Ali, che ha segnato proprio la storia degli Stati Uniti. E come vedi siamo sempre a cavallo degli anni 60-70. Sì, è vero. Quelli è della vero. Berkeley University, quelli della prima risposta, diciamo, popolare alla politica interventista americana. Ovviamente noi siamo legati all'altro. Certo. Capisco. Però tu che ricordo hai del momento della testata? Non l'avevo vista. Grazie. Ah. Ok. Non l'avevo vista perché la palla era proprio da un'altra parte, sì. Non l'aveva vista neanche l'arbitro. E questa cosa ha cambiato il calcio, perché qui di fatto è stato introdotto il VAR. Okay. Cioè è stato chiarissimo allo stadio che quando la regia ha mandato le immagini della testata, qualcuno ha avvertito il quarto uomo a bordo campo, il bordo campo ha avvertito l'arbitro che c'erano le immagini e chiaramente l'arbitro ha espulso, non perché l'avesse visto o perché l'avesse visto il guardaline, ma chiaramente perché gli erano state era stato detto che c'erano le immagini. Quindi io considero questa del 2006 la prima applicazione del VAR nel calcio. Questo okay. È stato il momento in cui secondo me è nato il VAR, di fatto, anche se poi è arrivato dopo. Mohamed Ali, Federica Pellegrini, oro 200 stile libero alle Olimpiadi del 2017 e la mano di Dios di Diego Armando Maradona. Prendo la mano di Dios. Allora, non è un bel gesto, perché poi è stato fatto passare come un bel gesto. Però bisogna contestualizzarlo. C'era stata la guerra delle Malvinas, delle Falkland, che erano delle isole importanti soprattutto per il krill, che poi serviva per delle altre cose, che erano argentine. C'era stata la guerra con l'Inghilterra, una guerra che, insomma, l'Inghilterra aveva vinto abbastanza facilmente, quindi c'era un grande senso di rivalsa degli argentini nei confronti degli inglesi. Questo, diciamo, fu quello che portò Maradona a giustificare quel gesto, perché quello che voi avete fatto a noi, al nostro popolo, io lo faccio a voi anche utilizzando la mano di Dio, perché è la mano di Dio quella che vi punisce. Poi dopo Maradona, capendo che aveva fatto una cosa che non era tanto bella, ha fatto il gol del secolo, cioè il più bel gol della storia del calcio, per fare il 2-0. Quindi anche quello fu un momento molto iconico. Come momento iconico saluto Federica, ma prendo la mano di Dio. Ciao Fede. L'Italia vince i mondiali di calcio nel 2006 e Serena e Venus Williams nella finale di Wimbledon 2002. No, qui prendo Fabietto con la coppa in mano. Prendo Fabietto, alza la coppa capitano, prendo quella. Perché fantastico. Comunque il nostro calcio veniva da un momento bruttissimo e stava per entrare in un momento bruttissimo, perché era a cavallo delle decisioni su Calciopoli. E quindi quello è stato un segno di grande rivalsa per il nostro sport, nonché una delle più grandi vittorie della storia del nostro sport comunque. Quindi prendo sicuramente. Quello. Che ricordi? Dimmi a me. Adesso abbiamo l'ultima corsa di Senna nel 94 e l'Italia che vince i mondiali dell'82 con Dino Zoff che tiene l'ultima la coppa. L'ultima corsa di Senna è Imola, dove poi è morto, perché quella è stata la sua ultima corsa. Ayrton Senna, per chi segue gli sport motoristici, è Dio, cioè non c'è nient'altro. Sia per quello che è stato a livello di vittorie, di classe, di inarrivabile forse, sia per poi quello che è diventato, cioè la leggenda per come è morto, per tutte poi le inchieste che si sono susseguite. E quindi prendiamo sicuramente Senna, anche se lo so, io ho preso il 2006 non l'82, ma tanto tu hai un pubblico giovane, perché se c'era un pubblico di boomer e io facevo sta cosa e prendevo il 2006 invece l'82 ammazzavo. Invece pensa ai ragazzi che vanno a vedere papà, guarda che ha detto. Esatto. Oh, poi qui cosa abbiamo? Prima vittoria mondiale di Valentino Rossi nel 97 e Pantani che vince il Giro d'Italia l'anno dopo
nel 98. Quello è l'anno della doppietta di Pantani. Vinse anche il tour nel 98 con una rimonta clamorosa. Anche qua, cioè, queste sono due icone assolute. Guarda, allora ti dico, diciamo che sono un po' l'inizio di uno e la parte più importante dell'altro. Poi esatto, inizio la decadenza. Esatto, inizio il momento più difficile di Marco. Prendo Valentino, però, perché Valentino è tuttora un'icona. E poi soprattutto perché, al contrario di come fanno alcuni, che dopo che hanno vinto incominciano a dire ah, i miei tempi, ah, quando c'ero io, lui ha fatto un'academy. E allora, se uno ha questa generosità e soprattutto ha il coraggio di non guardarsi indietro, ma di cercare comunque di guardare in avanti, non che non l'abbia fatto, Pantani non ha avuto il tempo di farlo, no, infatti. Però prendo Valentino Rossi per questo. Valentino Rossi. Qui abbiamo la grande carriera di Valentina Vezzali. E qui prendo Josefa Idem, ora Olimpiadi del 2000. No, prendo la Idem perché è l'unica. Mentre la Vezzali fortissima, ma poi nella scherma ce ne sono state tante altre, la Idem naturalizzata italiana, ma è sì, stata comunque, diciamo, un unicum nel suo sport. Sì, perché non penso che abbiamo avuto altri ori nella categoria in femminile Italia. No, maschile sì. Sì, poi c'è stato Rossi, ce ne sono stati Scarpa, Rossi, eccetera eccetera, però prendo la Idem. Idem. Il 10 della Comanenci nel 76 e Tyson che si mangia le orecchiette di Holyfield nel 97. Io questo match l'ho visto in diretta perché papà seguiva tanto il pugilato e gli disse: papà, che è successo? Zitto che gli ha staccato l'orecchio. No, però prendo Nadia Comaneci. Una storia anche drammatica a tratti, perché era in pieno periodo Ceausescu in Romania. Lei fu oggetto anche di molestie da parte del figlio di Ceausescu. E il 10 non era mai stato dato. Quindi infatti, è stata per quello. Lei non aveva neanche il tipico fisico, perché era più alta di una ginnasta normale. E quindi prendo sicuramente Nadia Comaneci. Anche perché diciamo che è un simbolo positivo contro un simbolo negativo. Esatto, anche se poi hanno fatto pace, hanno fatto il loro. Però lì per lì non fu un gesto. No, io prendo quella positivo. Comaneci. Si comincia con le sfide. Ottavi di finale. Quindi Tiger Woods di nuovo e Bartali e Coppi. Prendo ancora Bartali e Coppi. Noi tutto sommato siamo italiani. Poi si parla di momento. Torna la Comaneci e Mohamed Ali. Prendo Mohamed Ali. Quindi Mohamed Ali per quello. Mohamed Ali per quello che abbiamo per quello detto che è stato prima. Detto prima. Maradona, Shaquille O'Neal. Prendo Maradona. Nonostante perché il gesto, il movimento è lo stesso. Sì. Però uno lo faceva sempre, l'altro no. Quindi Maradona. Anche se, ripeto, non è il mio momento preferito, perché comunque è una cosa che c'entra poco con lo sport, però per la motivazione, diciamo, però c'ha un suo background, c'ha un significato, è un momento iconico. E qui siamo a qui si alza il pugno 68 tutti e due, Fosburg, due momenti della 68. La stessa Olimpiadi, giusto? Prendo Smith. Forse c'è solo un altro momento più iconico che qui non c'è, anche perché andiamo molto indietro nel tempo, ma è Jesse Owens che vince le Olimpiadi contro il nazismo. Quello secondo me è un altro momento storico. Qui siamo tutti veri, qui vedi che abbiamo trovato sport d'acqua, sport di barche, diciamo, prendo gli Abbagnale. Gli Abbagnale. Valentino Rossi e Hulk Hogan contro André the Giant. Io prendo Valentino. Tu prendi Valentino Rossi. Vabbè, dai, sei tu l'ospite. Facciamo Valentino Rossi. Tanto io sul ring ci salgo da sullo stesso. Bravo. Ci vado direttamente. Bravo. Sul ring. Oh, Senna, Yuri Keiki. Questa gara è difficile, eh? Però è l'ultima gara di Senna. Però è l'ultima. Sì, Yuri ha continuato a vincere poi negli anni. Però l'ultima Senna. Gara di Senna, Imola, per forza. E ci ritroviamo con Phelps e contro Cannavaro. Cannavaro con la coppa, capitano. Sì, dai. Poi quello è come quello che dicevamo prima, non la carriera di Phelps, ma il momento. Ma il momento è l'Italia che vince i mondiali nel 2006. Oh, e qui stiamo andando sul difficile, siamo ai quarti. È iconico, però è più iconico, secondo me è più iconico Maradona. Bagnale Maradona. Sì. Beh. È iconico a livello mondiale. Certo, perché comunque se tu vai a chiedere in Giappone chi erano gli Abbagnale, magari non lo sanno, però magari sanno che Maradona la mano di Dios segnò con la mano di Dios. Senna e Valentino Rossi. Abbiamo una prima vittoria e un'ultima corsa. Però io sono un ottimista. Ok. È uno che non preferisce guardare avanti piuttosto che guardare indietro. E quindi con grande dispiacere, perché ho adorato Ayrton Senna, però prendo Valentino. Tu hai conosciuto Senna di persona? No, purtroppo no. Valentino immagino di sì. Ali, Bartali e Coppi. Prendo Ali. Ali. Smith, Cannavaro. Prendo Smith. Smith Maradona, semifinale. Smith. Sempre due mani, eh? È sempre due mani, sempre. Una destra e una sinistra. Io prendo Smith. È difficile spiegare perché, sai, siamo molto indietro nel tempo. Ma adesso che si parla tanto di politica liquor, per fortuna, si parla tanto di lotta al razzismo. Certo. Nel 68 negli Stati Uniti c'era una situazione che non è forse spiegabile neanche alle generazioni. No, e credo che non la possano neanche capire. Cioè c'erano stati dove ancora non erano ammessi studenti di colore, c'erano stati che non ammettevano
chiedevano che si andasse sullo stesso autobus. O ristoranti. Cioè, stiamo parlando veramente di una realtà fuori dal mondo, che era forse anche poco comprensibile da noi, perché noi eravamo un popolo di emigrazione. Sì, noi andavamo fuori più che... E tra l'altro subivamo spesso delle discriminazioni simili a quelle che comunque... Beh, gli italiani riguardavano all'estero. Allora, le battute che giravano in quel periodo, che poi sono rimaste anche, è che quando tu dicevi quali sono i bianchi che cantano meglio e tu dicevi gli italiani, per esempio, gli americani rispondevano: ma gli italiani non sono bianchi. Vero. Perché veniva tutto accomunato non per il colore della pelle, ma per tutto ciò che era diverso, addirittura, o comunque diciamo non WASP. WASP sono bianchi, anglicani, protestanti e anche di levatura sociale alta. Certo. Quindi questo è stato veramente un momento iconico, perché con la lotta poi di Martin Luther King ha segnato il momento in cui la popolazione di colore americana ha detto basta, bisogna cambiare le cose. Erano gli anni di I Have a Dream di Martin Luther King. Poi dopo arrivò Malcolm X, che era però un altro tipo di protesta, sì, diciamo, quella di Malcolm X. Quindi io prendo assolutamente Smith. Ci ritroviamo a un'altra semifinale, Muhammad Ali, Valentino Rossi. Allora, qui prendo Valentino, ma perché sennò abbiamo in finale due espressioni poi della stessa realtà. Esatto, molto simile. Come momento iconico uno dovrebbe prendere Ali per tutto quello che ha detto. Abbiamo detto prima che aveva cambiato nome. Cassius Clay era un nome che gli avevano dato, che derivava dalla famiglia di schiavisti che teneva i suoi cari. Pensa quindi tu anche la volontà di cambiarlo. Però sono comunque due momenti quasi della stessa storia, cioè comunque della stessa motivazione, no? Infatti 66-68 siamo lì. E quindi per questo prendo Valentino. Prendiamo Valentino. E questo ci porta alla finale, che è Smith contro Valentino Rossi. Questo è il primo momento in cui lo sport ha una valenza culturale e sociale mondiale. È il primo momento, anche perché erano credo le primissime Olimpiadi che venivano trasmesse in diretta negli Stati Uniti, se non ricordo male. È un momento veramente iconico, perché è un momento in cui lo sport diventa quello che poi sarà negli anni a seguire, e che era stato solamente nel 36 con, come dicevamo, con la vittoria di Jesse Owens. Però non c'era la televisione, non c'era la divulgazione della notizia, quindi i media che potevano portare, esatto. E quindi questo è stato veramente il momento più iconico dello sport, perché non solo era una vittoria con record del mondo importante così, ma era anche il momento in cui lo sport è diventato trasmissione di pensiero. È stata una vittoria quindi umana, sportiva. Sì. E io credo fortissimamente che lo sport trasmetta cultura e pensiero positivo. Questi episodi qua andrebbero spiegati nelle scuole, anche oltre l'ora di educazione fisica, perché quello che ti insegna lo sport poi ti resta per tutta la vita. E quindi lo prendiamo. Sono d'accordo. Quindi Tommy Smith e John Carlos, che alzano il pugno chiuso alle premiazioni dei 200 metri piani alle Olimpiadi del 68, sono si aggiudicano il più grande momento sportivo nella storia dello sport. E ti dico che forse se avessi dovuto dire così senza vedere niente e mi avessi chiesto, io ti avrei detto probabilmente o questo o Owens con Hitler che va via per non premiarlo, per non stringergli la mano come avrebbe dovuto fare secondo protocollo. Questi sono stati secondo me due momenti veramente iconici dello sport. Ma vediamo, per la maggior parte delle persone sono i mondiali del 2006, però se tu guardi l'Italia vince i mondiali al 33,33% dei voti, a pari merito con Smith col 33,33% dei voti. Subito dopo c'è la testata di Materazzi, poi abbiamo la mano di Dios. Questa è la classifica globale. Ovviamente per noi italiani, però direi che come momento iconico ci siamo. Abbiamo scelto uno giusto. Ci siamo arrivati, ragazzi. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, qual è il vostro parere, qual è la vostra opinione, quali secondo voi sono stati i momenti più iconici. Oh, questo fino a quando lui va sul ring la prossima volta, poi ovviamente sarà il nuovo knockdown che Merluzzo imporrà al suo avversario del wrestling. 3 marzo. Mazza quanto 2024. Ma quanto sei grosso? Più o meno così. Tu, se vuoi venire, fammelo sapere. Anzi, te metto al commento del mio match. Bellissimo. Fabio Caressa che commenta il mio match è un sogno, ragazzi. Fantastico. Fabio, grazie di essere stato mio ospite. Paolo. Grazie molto ancora. Piacere. Vi lascio in grafica, in descrizione, tutti i link per portarvi ai canali social del mio ospite. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ma guarda un po' chi c'è. Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.